Devo mettere ancora i calzini. Comunque, amicizia è avere 70 anni in due vestiti uguali per uscire. Fai vedere come siamo vestiti uguali. Però io sono blu. Vabbè, proprio uguali, uguali, uguali. Sembravamo i gemelli quelli pinco panco, panco pinco. Allora, oggi facciamo un video dei presaldi. Perché praticamente devo farmi la pedicure. No, invece no. No, sto guardandoti. Perché praticamente io ho cominciato a fare shopping prima che iniziassero i saldi ufficiali, perché i negozi facevano già i saldi. No? Sì. Harry tanto sta cercando di uscire dalla finestra. È così sul vetro che vuole uscire. Allora, da dove iniziamo? Peschiamo random. Sì, perché anche l'ordine temporale io non me lo ricordo. Allora, da Reglo in stazione, l'altro giorno quando siamo andate a accompagnare Sara, ho preso solo questo, che sono Revlon by Marchesa Nail Art 3D Jewel Applique, degli sticker per unghie praticamente, con questo barocco rococò rosso e oro. Sì. E pensavo di farci una manicure sul rosso e poi magari su una o due unghiette metterci questo decorino, perché tutto mi sembra un po'... Che c'è, amore? Perché tutto mi sembra un po' pesante. Poi, sempre in stazione, siamo entrate da Mango Pugaz, Mango, perché mi era arrivato lo sconto del 40% sul via mail, che avevo provato a far funzionare sul sito, fortunatamente non aveva funzionato. Quindi abbiamo preso io un maglioncino e tu il tuo toppettino, non lo fai vedere? Ah, ma ce l'ho tutto in valigia, quello che mi hai regalato. Se mi dicevi, ti tenevo fuori. Ti ho regalato a Paola un toppettino bianco con il taschino sul corazon. Sul corazon. Per me ho preso un maglioncino. Sono in fase maglioncini per questi saldi, quindi vedrete prevalentemente maglioncini, perché ne ho alcuni di così vecchi che li voglio buttare invece che tenerli lì nella scatola e non utilizzarli. E ho preso questo color tortora, molto semplice, morbido, liscio, con le borchiettine applicate qui sulla spalla, molto semplice, da 34 e qua è da 35, con il 40% 3, 6, 9, 12, 21 euro più o meno, sì, no? 22 euro, meno. Sì. Quindi ho preso 7, 14, 20, 20. Questo maglioncino. Poi pensiamo a Jarà. Allora, Jarà è un negozio di Torino di cui vi ho già parlato mille volte, perché con i saldi ci vado sempre. C'era un presaldo, inizia quanto ho speso da Jarà? Sì, presente l'altro. Sì, c'era un presaldo del 20 o del 30? Del 20. C'era il 40 sulla borsa e questo il 20. E forse il 20 o il 30 sul maglioncino. Comunque ho preso questo maglioncino blu delizioso, perché ha questi sbrilluccichini pagliettini. E poi il velo. E poi sotto ha il secondo strato di velo, dietro alla cerniera, praticamente la apriamo. Tra l'altro è un maglioncino che ho messo anche a Capodanno. Oh, ho già fatto in casa la cerniera? No. Dietro ha questa cerniera che si apre e sbuca, apri un pochettino qua, lo fa vedere, che sotto c'è lo stratino di velo. Quindi un doppio strato, velo sotto, maglioncino sotto. Con cuoricini. La cerniera si può portare chiusa o aperta. E questa devo averla pagata scontata. Non lo so. 30 e qualcosa. Sì, 35. Sì. Sì, 35 scontata. Allora, anche la borsa, poi, perché è da un po' che sono a caccia. Inizia quanto speso. Adesso farò a fine video, facciamo il calcolo. Meglio di no, secondo meglio me. Di no. Non fate il calcolo di quanto speso, se no scrivetemelo piccolo piccolo. Ero a caccia di una borsa nera da tutti i giorni, perché ho borse di tutti i colori, ma nera no. E ho trovato questa, adesso guarda, magari. Aspetta. Magari perdo. Mettiamoci dentro Harry così. Ma gonfiamola un po'. Sì, gonfiamola un po'. Questa è la scontata del 40. L'ho pagata di circa 30 euro, se non sbaglio. Qui anche questa cerniera col taschino per le robe che si utilizzano di più. Magari la vedrete in qualche outfit. Comunque ho messo la tracolla, ma anche levando la tracolla è molto carina. Ha questo effetto un po' battuto. Un po' battuto, un po' martellato. Caruccia, l'ho pagata sui 30 circa. Poi da Sephora, sempre con lo sconto del 20 stavolta, ho preso questa crema. Poi mi sono lavata in bagno. Sì.
perché fra le varie cose Paola mi ha parlato di questa crema qui anticellulite. Io non utilizzo la crema anticellulite da un sacco di tempo ormai perché non mi fido più, però lei mi ha detto guarda che con questa mi sono trovata veramente bene, sia io che la mia amica che la mia collega. Allora l'ho presa anch'io usando lo sconto del 20 da Zara e ho preso la Body Lift Cellulite Control Targets Early and Stubborn Cellulite. Lift Minster di Clarence, che costa prezzo pieno 40. Sì, sui 40, questo qua da 200, però poi d'estate fanno il tubettone da 400, che in realtà conviene di più perché costa mi sembra sui 45-46. Sì. Io l'ho presa con lo sconto del 20, sì. Quindi sui 30. 30. Un'altra cosa che Paola mi ha fatto comprare e che mi ha cambiato la vita, compratela tutti, è questo deodorante di Rocco che si chiama Cheops. Allora ragazze, questo deodorante è proprio ascella purificata. Sì. Tipo e la festa delle medie. E abbasso il sudore completamente. Sì, ma io non sudo, non puzzo perché mi lavo, però a fine giornata se io annuso i maglioncini sento odore di vissuto. Tutto il giorno. Questa roba qui, io sono riuscita a indossare lo stesso maglioncino due giorni di fila perché non odorava di niente. E questo deodorante qua costa caro perché costa, l'ho trovato 8,50 euro in farmacia. Sì, in realtà credo che costi un po' di più e poi di solito lo scontano, perché io l'ho trovato anche sui 10, poi lo scontano tipo da Essere Benessere, quelle catene lì. E sì, comunque sugli 8,50 euro, senza alcol, senza profumo, pelle normale, garantisce una tenuta antipuzza di 48 ore. E lo possiamo confermare. No, è fantastico. Ultimi acquisti, ho preso un burro cacao, ma vabbè, quello non è particolarmente interessante. Sono entrata, mannaggia Paola, per la prima volta da COS. Se c'era un negozio che mi mancava, no? Adesso no, riusciremo a spendere soldi anche da COS. No, poi c'è anche l'altro. Other Stories. Che però Other Stories è a Milano, quindi per però ora c'è online. Però funziona solo online. È vero, Harry, anche tu sei Other Stories. Madonna, sto gattino birichino. Paola, quanto è stato bravo Harry questi giorni. Bravissimo. È un po' pazzo. Di notte, a un certo punto, alle 2. Inizia a correre avanti e indietro. Però per il resto. Comunque siamo andati da cosa e da cosa abbiamo speso. Ci sono due scontrini però. Grazie, però ci sono due scontrini. Perché ho fatto due acquisti in due secondi. Vabbè, il primo acquisto è di 58,50 con lo sconto di... Allora, tanto Harry. Nel senso del 50 che, sì, Harry. La maglia l'ho presa scontata al 50, il jersey, la magliettina no, era a prezzo pieno. Harry non era scontata, era collezione nuova. Harry, la smetti? Abbiamo appena detto che sei bravo, ma non lo so, diciamo che sei bravo. Adesso ti do tutto sul sedere quel libro. Poverino. Sì, ma gli ho fatto così. Non puoi capire la sofferenza, guarda come è spaventato. Comunque, bando alle ciance. Il secondo acquisto in cassa, perché l'ho vista lì appesa e inizialmente ho detto no, non la prendo, poi è troppo bella, l'ho dovuta prendere. Allora, scontata del 50, veniva 35, l'ho pagata 17,50, questa collana strafica, è blu, fatta così. Secondo me questa messa su una magliettina bianca. È bellissima. Boh, a morte sua. E poi le altre due cose... Harry è tornato, è stato così traumatizzato che già devo allora, primo messo, aspetta. Allora, no, questa, sì. Questa l'ho trovata, costava 80 euro, era però scontata del 50%, ed è questa maglia camicia color vinaccia. Allora, davanti è maglioncino normale, sottile, molto morbido, color vinaccia lungo, dietro è fatto camicia. Di là si vede in... non tanto i bottoni. Voilà, ecco. Dietro è fatto camicia, proprio anche tessuto camicia leggera. Ed è lungo. Molto lunga, perfetta come, secondo me, sui leggings, anche quelli in... Adesso gioco con te. Ah, ma ho trovato la busta. Anche quelli in ecopelle, no? Non ecopelle, finta pelle. Sì, quelli da un po' da Waka Waka. Con sopra questo gli stivali nuovi, quelli tutti allacciati. Sanno benissimo. E poi a prezzo pieno, perché mi piaceva troppo. A noi non piacciono le righe. No. Sì. E questa invece è in cotone più leggero, però molto 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 morbido.
19 euro. Una cosa, basta, finito lo shopping. Una cosa che ho notato è che la qualità di questo COS mi... Harry, la collana. Harry, ti do un altro sacchetto però, così. Gioca con questo, Harry. Vai, vai. Guarda che figo. Andando da COS e poi entrando da Bershka, ad esempio, che la qualità è proprio buona, sì. Nel senso è magari un po' più caro, a parte che questi... Però non è carissimo, nel senso che... Io questi da H&M li pago tipo 10 o 12, se non sbaglio, sì, è sicuramente più caro, perché è tipo il fratello ricco, ricco di H&M, ok, COS, il fratello ricco di H&M. Anche Other Stories. Però è proprio una qualità più bella, il tessuto... Sì. E poi ha delle linee particolari, quindi magari uno 50 euro per una camicetta, che è quella che ho io, li spende, sì, perché hai una cosa un po' diversa. Proprio dei modelli particolari, io non c'ero mai stata, cioè, continuerò a fare shopping da Zara, perché quello per me è fin troppo lineare, quindi non potrei prenderci tutto, perché però un po' i prezzi sono simili, secondo me. No, perché a me un po' i fronzoletti alla fine piacciono, però ha proprio delle belle cosine, devo dire che ho visto la collezione nuova al piano di sotto. Bellissima. Bellissima, non era scontata, ho preso solo questo jersey qua, però era proprio bellina. Basta, ho finito lo shopping. Secondo te quanto ho speso a spanne? Su 200. Oh! 180. Mi ero data 150 come budget. Secondo me. Sì? Adesso proviamo a fare il conto. No, no, no. Io non lo voglio non fare. Fatelo neanche voi. Basta. Basta. Abbiamo finito. Io parto. Levo oggi, va via. È stata in villeggiatura una settimana, praticamente. 5 giorni. Sì. Harry ha trovato la sua pace? Da un po'. Dove? Ha trovato pace? Si è calmato? Ha smesso? Ha smesso di aggredirci? Non lo so. Per ora sì. Eh? Topino, fai un po' il bravo? Abbiamo detto che sei bravo e ti metti a fare il matto, eh? Guarda come sei bravo, che sei un bravissimo gattino, eh? Faccia di demonietto. Ok, salutiamo? Sì. Dove siamo? Ecco. Andiamo a fare la spesa? Andiamo a fare la spesa. Poi te ne vai? Sì. Ce l'abbiamo fatta.